Buona, 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 buona. Buona, 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 buona. Acqua che sta bollendo, guardate la quantità di fumo, non lo so se si percepisce, ma credo proprio di sì. Perché si parte subito con questa ricetta. La ricetta è abbastanza lunghetta nei tempi, ma la bontà è fantastica. Allora, che cosa vado a fare oggi? Vado a fare pasta, polpo e patate, qualcosa di assolutamente delizioso. Quindi, acqua che bolle, dentro ci metto un paio di foglie di alloro, poi una carota, una costa di sedano, 4-5 bacche di pepe nero, sì, 4-5, e poi il polpo, un bel polpo, guardate, pulito. Già, oppla, c'era anche l'acqua, era rimasta dentro. Se volete potete tuffarlo per far arricciare, però onestamente secondo me non serve. Lo metto dentro. Questo è un polpo di quasi un chilo. Allora, ora si fa cuocere. Considerate la cottura tra i 30, sui 35-40 minuti al massimo. Poi la cosa più importante è spengere il fuoco e lasciare coperto almeno mezz'ora, ma se lo lasciate un'ora è meglio. Quindi copro e ci si vede fra un'ora. Ok, il polpo è cotto, ormai si è anche raffreddato, è tenerissimo. L'acqua del polpo è ancora lì, ma quella ora la sto facendo riscaldare e ora si parte con la cottura. Prima cosa che faccio è affetto una cipolla. No, la trito, più che affettare la trito. Siccome è una cipolla molto grande, ne prendo metà. Ok, casseruola, bel giro d'olio e metto la cipolla. Ci metto anche mezzo peperoncino perché fondamentalmente non voglio che sia troppo piccante, casomai poi l'aggiungiamo sopra nel piatto. E ora vado a preparare le patate. Le taglio, diciamo, di queste dimensioni qui, vedete? Aggiungo un pochino dell'acqua di cottura del polpo. Profumo è importante, eh? La cosa che dovete fare, e che faccio anch'io, perché non l'ho fatta prima, è sentire il brodo quanto è sapido, perché ovvio che un po' di sapidità c'è sicuramente, non è sapido per niente, quindi posso andare tranquillo con il sale. Ora aspetto solamente che quasi tutto il liquido che ho aggiunto sia completamente evaporato, perché mi serve che le cipolle siano belle morbide. È il momento delle patate. E ora copro con l'acqua di cottura. Così. Ora faccio andare le patate per almeno 5 minuti. È vero che io potrei già mettere la pasta perché i tempi di cottura tra di queste patate e la pasta più o meno sono simili, ma in realtà se le patate si arrivano quasi a sciogliere è ancora meglio, no? Danno quasi una cremosità aggiuntiva a questa pasta, quindi almeno 5 minuti, 4-5 minuti le faccio cuocere da sole. A dopo. Ora vado a mettere la pasta. Sulla pasta decidete voi, io ci voglio mettere queste mezze maniche perché il mio amore per le mezze maniche è incredibile, ma decidete voi il tipo di pasta da mettere dentro. Si copre con l'acqua di cottura del polpo. Un giro di sale perché il sale non l'abbiamo ancora messo da nessuna parte.
E ora portiamo piano piano a cottura. Nel frattempo il polpo lo affettiamo. Quindi prendo i tentacoli. E lo vado ad affettare. Però ora vi dico anche com'è. Buonissimo. Un padellino, in questo caso antiaderente, conviene. Accendo il fuoco, un pochino d'olio e ci vado a mettere un pochino del polpo. E lo facciamo sbruciacchiare. Questa è, diciamo, una cosa da fare in più, ma non è neanche obbligatoria. Qui siamo quasi al termine della cottura, nel senso devo fare evaporare quest'acqua e poi siamo praticamente pronti. E ora si aggiunge anche il polpo. Condisco con un pochino di sale, se volete a gusto vostro anche un pochino di pepe, e ora questi si fanno sbruciacchiare per bene. Allora ci siamo arrivati alla fine. Le pasta patate e polpo l'ho spenta, si deve riposare un attimino, vado a tritare un pochino di prezzemolo. Ok, prendo un piatto per l'assaggio. Ci metto sopra questi, opla, queste parti sbruciacchiate. Prezzemolo, peperoncino. E per ultimo un po' di limone, un po' di buccia di limone, poca, non serve tantissimo. E ora l'assaggio. Buona, 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 buona. Buona, 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 buona. Brucia. Allora, vi dico il difetto, perché un difetto c'è. Ho sbagliato tipo di pasta. In realtà questa pasta andava bene, ma dovevo farla ancora più densa. Quindi probabilmente devo mettere un pochino meno di brodo. Con una pasta un pochino più piccola sarebbe stata perfetta. Ma il sapore è la fine del mondo. Il sapore è la fine del mondo. Brucia anche parecchio, questo è il pezzettino di polpo sbruciacchiato. Com'è buono! E anche questo peperoncino pizzica alquanto, anche se il piatto brucia, me lo porto via. Alla prossima!